ragazzi, oggi conosceremo le combinazioni, vedremo la definizione e vedremo degli esercizi e conosceremo le combinazioni semplici e le combinazioni con ripetizione. Buona visione! Buongiorno ragazzi, nelle permutazioni, nelle disposizioni che abbiamo visto nei video precedenti, si è sempre tenuto conto dell'ordine in cui si presentavano gli elementi di un dato insieme. Infatti, se pensiamo per esempio a un numero composto dalle cifre 1, 2 e 3, è un numero ben diverso dal numero 3, 2, 1. L'ordine contava. Ci sono però situazioni in cui l'ordine non conta, ad esempio se dobbiamo calcolare l'estrazione del superenalotto, l'ordine in cui i vari numeri vengono estratti al fine della combinazione finale non è importante. Si entra appunto nel campo delle combinazioni. Partiamo con una definizione e vediamo poi i vari esempi. Si è dato un insieme di n elementi distinti e k numero minore uguale a n. Tutti i raggruppamenti che si possono fare in modo che ogni raggruppamento deve contenere k elementi diversi e ogni raggruppamento si differisce da un altro almeno per un elemento e non per l'ordine in cui compaiono gli elementi. Si dicono combinazioni semplici di classe K e si indicano con il simbolo CNK, dove ripetiamo N è il numero degli elementi e K è il numero degli elementi per raggruppamento. Il numero preciso delle combinazioni semplici è dato da CNK uguale al coefficiente binomiale N su K, che è uguale a N fattoriale fratto K fattoriale che moltiplica N-K fattoriale. Quindi ragazzi, è importante, ogni gruppo ha k elementi diversi, differiscono due raggruppamenti per almeno un elemento e non per l'ordine. Vediamo un esempio. Quante colonne del superenalotto devo giocare per essere sicura di fare 6? Allora, n è uguale a 90, sono i numeri che possono uscire, e k, i sottogruppi, le estrazioni, sono fatti da 6 elementi. Ora, siamo nel caso ovviamente in cui un'estrazione, l'ordine in cui 6 numeri vengono estratti, non è importante, quindi siamo proprio all'interno delle combinazioni. È quindi una combinazione di 90 su 6, quindi è il nostro coefficiente binomiale 90 su 6, che quindi è dato da 90 fattoriale fratto 6 fattoriale che moltiplica 90 meno 6 fattoriale. Sviluppiamo il fattoriale al numeratore fino ad arrivare a 84 e mettiamo il nostro fattoriale e sotto 84 fattoriale che moltiplica il 6 fattoriale. Facciamo le dovute semplificazioni. Otteniamo quindi che il numero di colonne che devo giocare per poter fare 6 al superenalotto è un numero dato da 9 cifre, abbastanza dispendioso, anche se dà la sicurezza. Vediamo ora un altro esempio. In una classe di 26 alunni si devono eleggere i due rappresentanti. In quanti modi diversi si può fare questa scelta? Allora, abbiamo n uguale a 26 che sono gli alunni, k è il numero dei rappresentanti, ovviamente se viene estratto Lucia e poi Luca, oppure prima Luca e poi Lucia, sono la stessa estrazione, quindi qua l'ordine non conta ragazzi, siamo nel caso quindi di combinazioni C26 su 2, coefficiente binomiale, otteniamo a numeratore 26 fattoriale, a denominatore 2 fattoriale che moltiplica 24 meno 2 fattoriale. Sviluppiamo il primo termine fino a 24 fattoriale in modo da poterlo semplificare con quello a denominatore. Otteniamo il numero 13 per 25 e come risultato otteniamo 325.
Ripetiamo nuovamente, ragazzi, che le cose importanti per le combinazioni, che non conta l'ordine, e ogni oggetto che compare nel raggruppamento compare una volta sola. Ma ovviamente facciamoci la solita domanda: se un elemento si ripetesse, allora saremmo entrati nel caso delle combinazioni con ripetizione. Diamo una definizione prima di vedere qualche esempio. Sia dato un insieme di n elementi diversi e k un numero qualunque appartenente a n. Tutti i raggruppamenti di k elementi degli n in modo che ogni gruppo contenga k elementi. Ogni elemento può ripetersi anche k volte nel raggruppamento e ogni gruppo sia diverso dall'altro per almeno un elemento e non per l'ordine in cui compaiono. Si dicono quindi combinazioni con ripetizione e il simbolo è il CNK col primo in testa. N numero degli elementi, K elementi per gruppo. Il numero preciso delle combinazioni con ripetizione è dato dal coefficiente binomiale N più K meno 1 su K. Quindi viene n più k meno 1 fattoriale fratto k fattoriale per n meno 1, perché k si semplifica, fattoriale. Osservazione: non ci sono limitazioni su k, può essere maggiore o minore o uguale a n. Vediamo un esercizio. Siano date in un'urna 20 palline numerate da 1 a 20. Senza tener conto dell'ordine, in quanti modi possibili posso estrarre due palline? Se dopo ogni estrazione la pallina viene rimessa nell'urna? Cerchiamo di capire dal testo dell'esercizio perché siamo finiti in una combinazione con ripetizione. Io non devo tener conto dell'ordine e quindi siamo in una combinazione. Poi la domanda è: ripetizione o senza? Ma nel testo c'è la frase: la pallina viene rimessa nell'urna, quindi può essere estratta nuovamente. Quindi è una combinazione con ripetizione. È una combinazione di 20 su 2, primo, quindi è un coefficiente binomiale 20 più 2 meno 1 fratto 2. Otteniamo quindi a numeratore il fattoriale di 20 più 2 meno 1 e sotto 2 fattoriale che moltiplica 20 meno 1. I due si semplificano. Otteniamo quindi che cosa, ragazzi? Otteniamo un 21 fattoriale fratto 2 per 19 fattoriale. Sviluppiamo il numeratore fermandoci a 19 fattoriale. In questo modo semplifichiamo il 19 fattoriale e il 2 col 20. Otteniamo quindi 21 per 10 che fa 210. Vediamo ora un secondo esercizio. In quanti modi diversi posso distribuire 8 caramelle a 5 bambini sapendo che possiamo assegnare a qualche bambino più di una caramella? Allora ragazzi, abbiamo come persone tutti diversi i nostri 5 bambini. Le caramelle sono 8. Vediamo come vengono eseguite le distribuzioni. È una combinazione, quindi 5 su 8 con ripetizione e quindi abbiamo a numeratore il nostro 5 più 8 meno 1 su 8, quindi abbiamo il nostro coefficiente binomiale 12 su 8, otteniamo 12 fattoriale fratto 4 fattoriale per 8 fattoriale. Sviluppiamo come sempre 12 per 11 per 10 per 9 per 8 fattoriale, in modo da semplificare l'8, il nostro 4 fattoriale dà 24 e lo semplifichiamo col 12 e col 10. Quindi il risultato finale, il numero delle possibili distribuzioni, sono date da 11 per 9 per 5, che fa 495. Ultimo esercizio, ragazzi. Una cosa un po' diversa. In un'urna ci sono una pallina rossa, una blu e una verde. Si estraggono 4 palline, rimettendo ogni volta la pallina estratta all'interno dell'urna.
quanti sono i possibili esiti in cui tra le quattro palline mi compare almeno una pallina rossa. Quindi abbiamo il nostro N che è 3, le nostre tre palline, e i raggruppamenti sono dati dalle quattro estrazioni. Vediamo i passaggi che dobbiamo fare. Primo, calcoliamo tutte le possibili estrazioni che possono avvenire. È un C con ripetizione 3 su 4. Secondo passaggio, calcoliamo le estrazioni senza palline rosse, che è un C 2 su 4 con ripetizione. Ultimo passaggio, calcoliamo la differenza tra le prime, tutte le possibili, e quelle senza pallina rossa. Perfetto ragazzi, facciamo i due conti. Calcoliamo C 3 su 4 con ripetizione, quindi otteniamo un 3 più 4 meno 1 su 4, che è un coefficiente binomiale 6 su 4, che è 6 fattoriale fratto 4 fattoriale per 6 meno 4 fattoriale. Ho un 6 fattoriale fratto 4 fattoriale per 2, sviluppiamo e semplifichiamo, otteniamo 15. Calcoliamo adesso la combinazione con ripetizione 2 su 4. È un 2 più 4 meno 1 su 4, coefficiente binomiale 5 su 4. Facciamo i conti, semplifichiamo, otteniamo 5. La differenza tra queste due combinazioni con ripetizione mi dà 10 come risultato, che sono le possibili estrazioni che contengono almeno una pallina rossa su 4. Perfetto ragazzi, abbiamo visto anche il terzo protagonista del calcolo combinatorio, permutazioni, disposizioni e combinazioni, che usano i fattoriali e coefficienti binomiali. Nel prossimo video ragazzi vedremo un percorso di domande che ci può aiutare a capire dal testo dell'esercizio in quale di queste 6 possibilità siamo caduti, permutazioni, combinazioni, disposizioni con o senza ripetizione. Video riassuntivo con questa mappa concettuale e poi potremo fare qualunque esercizio. Mi raccomando, mettetemi un like, iscrivetevi, seguitemi e buona matematica!